poi venne la luce. Comparvero le piante, gli animali e l'uomo. Era nato così l'Homo sapiens, astuto e soprattutto in possesso di un'arma poderosa, il cervello. La storia non ci tramandò il motivo del primo combattimento, ma possiamo senz'altro dedurlo: il luminoso sorriso di una donna. E molto probabilmente fu ancora la donna ad inventare la prima arma, la clava. Costretti inoltre a proteggersi dai continui assalti degli animali, i nostri antenati crearono con un bastone appuntito la più rudimentale delle spade. Un bel giorno poi, mentre l'uomo si allenava con la sua più moderna invenzione, la fionda, ecco che un incidente di lancio gli diede lo spunto per creare l'arma per eccellenza, l'arco. Con questo strumento, infatti, anche l'uomo meno dotato aveva la possibilità di trionfare sulla forza bruta. Ok. E fu con queste armi che migliaia di anni fa i nostri piccoli antenati sconfissero animali di mostruose dimensioni. E così, al sorgere della luna, solo, in quell'infinito silenzio, egli avrà conosciuto forse meglio di noi la gioia di vivere, la felicità di dominare su quel vasto e sconfinato territorio che Dio gli aveva concesso. Queste stesse armi poi, modificate e perfezionate, vennero usate dai popoli successivi, più civili ed organizzati. Ad un tratto, ecco le novità, le armi da lancio. E il poderoso esercito romano che marcia alla conquista del mondo. Era sorto l'impero romano. Quando avvenne la calata dei barbari, però, molte cose cambiarono.
la forza bruta aveva ancora una volta trionfato sulle armi perfezionate di popoli più civili. Successivi a questo periodo di distruzione vennero chiamati secoli oscuri e cessarono al sorgere della cavalleria, epoca in cui più che le armi vennero irrobustite le corazze. Qui assistiamo appunto al collaudo di una di esse. Bardati e corazzati, cavallo e cavaliere si lanciarono così alla conquista del mondo. A por fine a questo glorioso periodo storico ci pensò un monaco tedesco. Aveva inventato la polvere da sparo. Da quel momento una vera e propria pazzia delle armi da fuoco invase l'umanità. Giorno per giorno le armi si perfezionarono sempre più. Più tardi l'offesa venne anche dal cielo. Del suono, il muro del calore. Nulla avrebbe più arrestato l'uomo. Frattanto il progresso avanza a grandi passi. I robot diverranno sempre più complicati, sempre più perfetti e tali da sfuggire al controllo dell'uomo. Armi misteriose e potenti sbucceranno l'uomo in pochi secondi, finché in un lontano giorno un intelligentissimo scienziato
E sulla Terra, così violentemente scrollata, l'uomo dovrà ricominciare da capo. Ricominciare a costruirsi una civiltà per poterla nuovamente distruggere. Mamma mia, che pessimista!